macchina che prende velocità. Al comando Ottilia che cerca di scavalcare ma non riesce, Navabol, e c'è a largo Naivasha, quindi Naivasha che insiste su Ottilia, ma all'interno c'è Nalabol, Naivasha al comando, Nalabol in seconda, in terza Ottilia, Nerone Jack che rimane in quarta posizione. Poi il numero 1 di Mukti Cup a largo Natalia OM, poi a largo anche il numero 11 di Hortensia Almar e via via tutti gli altri, con Naivasha e Cosimo Cangelosi che dopo 400 metri piuttosto violenti cercano di moderare il ritmo, con Mukti Cup che cerca la progressione esterna anticipando le mosse di Hortensia Almar, segue poi Millionarios, ne approfitta così Oracolo R per stare dietro Nerone Jack. Si formano più pariglie con Naivasha, ancora il numero uno di Mukti Cup, dietro Millionarios, spettatore se interessato appare anche o solo Bibbo. In avanti è il numero 6 di Naivasha con Nalabolla, all'esterno Mukti Cup, poi al Millionarios che muove in terza, scia che viene presa da O Solo Bibbo, Naivasha e Mukti Cup, Millionarios, poi l'errore dietro di O Solo Bibbo, Ottilia che si libera dalla corda e c'è Millionarios alle prese con Mukti Cup che pressa i fianchi di Naivasha, Hortensia Almar che in scia, Mukti Cup che insiste, azione insistita anche da parte di Millionarios, quindi Hortensia Almar, Naivasha che prova a reagire, ma sembra reattivo sia Millionarios che Mukti Cup, anche Hortensia Almar che si allarga in maniera piuttosto vistosa, quindi Mukti Cup che sta passando, c'è Millionarios a centropista, largo anche il numero 10 ed è nel tratto conclusivo il vincitore che dovrebbe essere all'interno Mukti Cup, ma ci rivediamo un po' per l'arrivo, ce lo rivediamo perché arriva forte Millionarios, ha qualche cenno di reazione invece Mukti Cup, sul traguardo i due sono perfettamente in linea. Forse Millionarios, ma comunque il giudice d'arrivo dovrà fare e vedere bene la foto,